parlare di The Flash, una nuova serie TV che è il secondo miglior debutto sul canale CW dopo il pilot di The Vampire Diaries. Per gusto personale ritengo questa puntata superiore rispetto a quella in cui Elena incontra i fratelli di Salvatore, ma questa è un'altra storia. Questa serie ruota intorno alle vicende di Barry Allen, uno dei protagonisti del panorama DC Comics. Pensare che fino a qualche anno fa io non sapevo assolutamente niente di fumetti, se non so che chiunque conosce. E ora, grazie ai tanti film Marvel, The Avengers, tutte le storie dei supereroi, telefilm, anche grazie alle conoscenze dei personaggi di Big Bang Theory, mi sono fatto una mia piccola cultura riguardo, ma veramente una minima cosa rispetto ai grandi intenditori. E devo dire che il personaggio di Barry è un personaggio che sta simpatico dopo il primo secondo in cui lo si è visto. Già quando l'abbiamo conosciuto in Arrow mi ha fatto un'ottima impressione ed è stata confermata in The Flash. È facile medesimarsi in questo supereroe, percorrere un po' le orme di Spider-Man, perché sembra il ragazzo della Porta Accanto. È un ragazzo semplicissimo, studia chimica, lavora nel reparto scientifico della polizia e conduce una vita abbastanza tranquilla, almeno per ora. La cosa che mi ha colpito è la sua freschezza, la sua genuinità, poiché lui nasconde un passato molto difficile, un passato tormentato. Ha perso la madre all'età di 11 anni, ha visto il suo cadavere e ha incrociato il suo sguardo poco prima che morisse. La donna era in una stanza avvolta da strane luci, quelle che appaiono come strane radiazioni, e lui ricorda di aver intravisto una seconda figura all'interno di questa camera. È rimasto anche senza il padre, perché quella stessa notte è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la moglie. Eppure Barry ha sempre saputo che lui è innocente e vuole fare di tutto per scagionarlo. È stato cresciuto dal detective Joe col quale lavora, e la figlia di quest'ultimo, Iris, è la migliore amica di Barry. Ovviamente qui ora andiamo incontro ad un cliché dei telefilm o anche dei libri, quello in cui uno dei migliori amici ha un debole verso l'altro, se così vogliamo definirlo. Infatti Barry probabilmente in cuor suo vorrebbe che ci fosse qualcosa di più con Iris, ma lei non ha queste intenzioni, anzi. Già dopo un po' la situazione inizia ad essere movimentata quando in città vi deve essere la presentazione nei laboratori Star di un acceleratore di particelle. Acceleratore di particelle. Qualcosa va storto e durante una tempesta vengono emanate dai laboratori delle radiazioni e Barry viene colpito improvvisamente da un fulmine. Andrà in coma per 9 mesi e al suo risveglio sembrerà essere sano, come se non fosse stato colpito da un fulmine. Si trova nel laboratorio Star dove è stato trasferito e vegliano su di lui i due assistenti dell'uomo che aveva realizzato l'acceleratore di particelle e non vorrebbero che lui tornasse a tutti gli effetti alla sua vita quotidiana, vorrebbero monitorarlo, fargli continui controlli, eppure Barry non ha alcuna intenzione di rimanere segregato.
torna da Iris per poi scoprire che lei ha iniziato una relazione con il partner di lavoro del padre e inizia a notare qualche cambiamento nel suo organismo. Ha dei poteri. Dalla notte della tempesta, quando c'è stato appunto l'incidente che ha causato la morte di diverse persone in città, lui ha acquisito nuove capacità. È divenuto l'uomo più veloce del mondo. Quando ai laboratori, Sisko, Caitlin, coloro che si sono occupati di lui, lo stesso dottore, scoprono ciò, decidono un po' di aiutarlo a familiarizzare con queste novità. Nel frattempo si viene a sapere che ci sono state altre persone colpite dalle radiazioni che hanno avuto mutazioni nel loro organismo e tra questi vi è un uomo capace di far sorgere dal nulla delle tempeste che mandando un po' nel caos questa grande metropoli. Barry si troverà faccia a faccia con costui e riuscirà a sconfiggerlo, acquistando una certa consapevolezza di quello che potrebbe essere il suo ruolo in tutta questa storia, potrebbe fare del bene. A spingerlo anche verso questa strada sarà Oliver Queen, Arrow. Infatti Barry andrà a trovarlo e Oliver gli dirà che lui può fare grandi cose. E, divertente il modo in cui Oliver scompare dalla scena, ricordo un po' Spider-Man che si appende fra i vari grattacieli e sono molto curiosa di vedere vari crossover fra queste due serie TV. Io sono convinta che saranno tante le sorprese che ci riserverà questa serie TV. Vi è un finale che lascia veramente senza parole, succede un qualcosa che un po' ci disorienta, che ci fa dire com'è possibile che accada ciò? Voglio saperlo, aiuto! E se avete visto la puntata capirete assolutamente a cosa mi riferisco. Questo è tutto per oggi, io vi saluto, aspetto come al solito i commenti, vi mando un bacio, ciao a tutti!